sindaco, proprio a proposito di questo, voi fate quello che è di vostra competenza, però c'è un paese intero che è ancora bloccato, c'è un governo Salvini che sappiamo lei ha ben contestato un parere anche su questo aspetto. Ma io commenterò sinceramente il governo appena governo ci sarà, per il resto condivido la sua osservazione, il paese è fermo, io sono stato a Roma in questi giorni, il Parlamento è fermo, il governo è fermo. Non si muove foglia, non si fanno leggi, non si fanno atti amministrativi, quindi chi sta tenendo in piedi il paese sono gli italiani e gli amministratori locali. Questo non so quanto può andare avanti, perché noi poi stiamo lavorando, teniamolo presente con risorse economiche inadeguatissime, quindi qua le discussioni sono infinite, scrivono la storia, scrivono i contratti, si discute, mentre là si discute e qua si lavora. E non pensa che il paese è fermo e c'è questo impasse proprio perché tutto sia dipeso da quella pessima legge elettorale che ha fatto il Partito Democratico insieme a Forza Italia? Sono molto d'accordo, ho firmato, penso l'avete letto, come primo cittadino di Napoli il ricorso ad adiuvandum con cui il professor avvocato Besostri insieme al professor Maddalena hanno per la prima volta della storia del nostro paese fatto un ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Si discute a luglio, è una legge incostituzionale, sapevano perfettamente che questa legge avrebbe prodotto questo impasse e adesso la situazione è complicata, è talmente complicata che si sta prefigurando appunto un governo che è molto diverso da quello che sia il 5 Stelle sia la Lega dicevano in campagna elettorale, quindi staremo a vedere, ovviamente io sono disponibile a commentare il governo e soprattutto lo farò venerdì. Che venerdì c'è una tappa per noi molto importante perché facciamo l'inizio dell'assemblea congressuale del movimento politico che presiedo, perché è venuto il momento, come dire, di andare oltre l'esperienza napoletana, quindi venerdì pomeriggio saprete in modo chiaro il mio pensiero su quello che sta avvenendo fuori nel paese e quello che intendiamo fare noi per i prossimi mesi. Chiedo scusa, nella duplice veste di sindaco della città di Napoli e della città metropolitana, la situazione dei rifiuti, gli STIR e quindi tutta la situazione di rallentamento anche per il deposito dei nostri rifiuti delle isole che ci rallenta e ci penalizza soprattutto in vista dell'estate. Voi come città di Napoli avete affrontato la criticità, come stanno le cose? No, complessivamente la situazione non è assolutamente in emergenza, c'è una situazione critica, complessiva ma da sempre, perché si devono rafforzare gli impianti strutturali, si devono implementare delle misure su cui almeno Napoli sta lavorando, è quello della differenziata, delle realizzazioni degli impianti di compostaggio, però c'è un grande lavoro di squadra, devo dire, nella città metropolitana, tra i sindaci, ovviamente auspichiamo anche il massimo della collaborazione della Regione Campania che ha una funzione decisiva da questo punto di vista, quindi devo dire che non passa settimana che non ci sono almeno 2-3 incontri anche su questo, quindi c'è la massima attenzione su ogni fronte, dalle strade alle scuole, ai rifiuti, alla cultura, al turismo, e lo facciamo, lo voglio ricordare anche a voi perché magari ci vediamo meno spesso, con pochissimi soldi, quindi tutto quello che vedete è organizzazione, capitale umano, gioco di squadra, coraggio e amore delle nostre terre.